Gianluca, Grand Hotel Calciomercato, tanti retroscena di mercato, ma qual è quello che più ti è rimasto impresso? Tanti, tanti. Nel passato tantissimi, quello recente sicuramente tanti giocatori che potevano arrivare in Italia, venendo al Napoli, per esempio, nell'ultimo libro racconto di come Caio Jorge fosse praticamente del Napoli, poi non so se è stato meglio o peggio non averlo, anche se è un giocatore giovane, quindi non si può sapere, però lui era un giocatore del Napoli, se il Napoli fosse andato in Champions, poi c'è stata quella partita col Verona, che ha cambiato anche il mercato del Napoli, ma Caio Jorge era stato bloccato da Giuntoli, che aveva praticamente chiuso la trattativa. Napoli non ha fatto un mercato di livello cercando giocatori particolarmente importanti, però poi alla fine anche solo l'operazione Anguissa si è rivelata preziosa, fondamentale, sia per come è arrivato, per la formula, che anche poi per il rendimento che ha avuto. Tra l'altro Anguissa era molto vicino al Genoa proprio nei giorni precedenti la chiusura con il Napoli. Preziosi è un po' tentennato e il Napoli ne ha approfittato e l'ha portato a casa, e devo dire che si è rivelato poi il giocatore giusto per dare equilibrio al centrocampo del Napoli e di Spalletti. Tuo padre è stato tantissimo legato al Napoli, tantissimo legato a Diego Armando Maradona. Ecco, lo eri anche tu. Che ricordo hai proprio del PIB? Io ho dei ricordi diversi. Ho il ricordo di quando l'ho visto per la prima volta. Lui è venuto a Padova. Il Napoli giocava in Coppa Italia a Padova. Lui non era convocato, raggiunse la squadra dopo. Si allenò in un campetto di periferia di Padova, in un paese che si chiama Selvazzano. E mi ricordo che mio padre riuscì comunque a farmi andare lì a Selvazzano, quindi io vidi l'allenamento di Diego da solo con Castellini che gli faceva fare un po' di corsette, lui palleggiava in questo campo. Mi ricordo che c'era tutto il pubblico, c'erano emittenti curiosi che sapevano che Diego si sarebbe allenato in questo campo, che si erano messi fuori per vedere. Io invece ero l'unico lì in campo a vedere Diego che si allenava. E mi ricordo, poi mi portò negli spogliatoi con lui, quindi lo spogliatoio c'ero io e Diego. Mi ricordo che finito questo allenamento si è bevuto tante di quelle Coca-Cola, si può dire, ghiacciate. E mi ricordo che era pensieroso, era un periodo in cui c'erano un po' di problematiche con la società. E poi mi ricordo che andammo al campo, allo stadio, che lui vide la partita con papà in tribuna insieme. Mi ricordo che mi prese mano nella mano e sono stato parecchio con lui quella sera, però ero piccolino, insomma, ero molto piccolo. E poi l'altro ricordo è di quando sono riuscito a coronare il sogno comunque di intervistarlo a Parigi nel 2016. La Francia giocava la partita inaugurale, non mi ricordo contro chi, e io ero in contatto con il suo manager, con Stefano Ceci, perché gli dicevo: io Stefano devo realizzare questo sogno, me lo devi fare intervistare, ti prego, ti prego. E lui mi disse il ristorante dove sarebbe andato alla fine della partita, Diego. E io lo aspettai lì, quando è arrivato, finita la partita con il van. C'erano subito i bodyguard che mi hanno spostato, e io ho detto: Diego, Diego, sono il figlio di Gianni Di Marzio. E lui si fermò, bloccò i bodyguard, arrivò lì e disse: no, no, io faccio l'intervista a questo ragazzo. È stato 20 minuti poi in diretta, addirittura ha aspettato che andassero in onda gli highlights della partita della Francia, quindi Diego con l'auricolare aspettare 3 minuti a sentire gli highlights di quella partita. E mi ricordo che le persone vicine dicevano: dai, registriamo, registriamo. Lui: no, no, io aspetto quando mi danno l'ok. Quindi è stato lì con me tutto quel periodo, quell'intervista. Mi disse, io mi ricordo che mi disse: guarda, Diego, sono emozionato di intervistarti. Lui mi disse: no, no, sono io emozionato perché tuo padre voleva portarmi in Italia quando ero ragazzino, e quindi sono contento di conoscerti. Insomma, sono momenti che porterò per sempre con me. Gianni è stato uno scopritore di importanti talenti, abbiamo appunto detto di Diego Armando Maradona, ma anche Cristiano Ronaldo, nomi niente male. Sì, è vero che però, insomma, quei giorni in Argentina con Diego sono scolpiti nella sua memoria, nel suo cuore, tuttora nel suo studio di Padova, dove ha tantissime fotografie, ritagli dei giornali dell'epoca.
foto con Diego di quei giorni, lui ne parlava sempre. Lui c'è stato un periodo della sua vita dove lui girava sempre con questa fotografia, lui e Diego, ed era quasi il suo biglietto da visita. Lui si era fatto stampare tante di queste foto. E dove andava? Andava nei ristoranti, negli alberghi, nelle vacanze, quando andavano, non lo so, in Brasile. Lui si portava questa foto e per lui era un segno di conoscenza, no? Nei confronti di una figura che comunque era preponderante nella sua vita, nella sua carriera. E lui ogni volta che poi andava via da un albergo, da un ristorante, conosceva qualcuno, lasciava questa fotografia, la dedicava, la firmava e quindi in tantissimi luoghi, tantissimi ristoranti in Italia, in Europa e nel mondo c'è questa foto di papà con Diego, con Dedica, che era un po' così, il suo ringraziamento per le persone che si mettevano a disposizione, che lo trattavano bene. Lui lasciava questa fotografia con Diego, con Dedica, io ricordo tante occasioni in cui lui raccontava quei momenti in Argentina in cui aveva visto Diego e voleva portarlo ad allenare, a giocare nel Napoli, e il suo rimpianto è stato sicuramente quello di non averlo mai potuto allenare, cioè vedere Diego poi arrivare anni dopo allenato da altri allenatori, lui è stato allenatore del Napoli e non averlo avuto a disposizione, quello sicuramente è stato il suo rimorso più grande. Con sta scudetto, il Napoli viene dal pareggio con l'Inter. Secondo te è occasione persa o azzurri ancora nell'occhio? No, no, per me non è un'occasione persa. Io faccio parte del gruppo di quelli che vedono invece il bicchiere mezzo pieno. Penso che il Napoli non sia partito per vincere lo scudetto. L'anno scorso non è arrivato nemmeno in Champions, con quella partita finale col Verona all'ultima giornata. Ci sono squadre più attrezzate del Napoli. Il Napoli non ha fatto un mercato per vincere lo scudetto. E ha perso dei giocatori importanti come Osimhen per tantissime settimane, ha avuto Koulibaly soltanto alla vigilia della partita con l'Inter e ha messo in difficoltà l'Inter più di tante altre squadre. Forse più di chiunque in questo campionato, perché lo stesso Milan che ha vinto il derby per 70 minuti ha avuto grandissime difficoltà. E invece il Napoli ha giocato un grande primo tempo. Nella ripresa, sì, ha sofferto un po' la solidità dell'Inter, ma ha avuto le migliori occasioni. Quindi io penso che Spalletti abbia ragionato, voglio pensarlo, è un po' come faceva mio papà e mi diceva tante volte: mi diceva, quando una partita non si può vincere, quando ti rendi conto che non la puoi vincere per vari motivi. Non perché l'avversario è sempre più forte, ma perché magari ci sono anche dei segnali che tu vedi che la partita non la puoi vincere, cerca di non perderla. Perché comunque un punto ti permette di stare sempre aggrappato all'avversario. E credo che Spalletti abbia fatto questo ragionamento, abbia capito che la squadra magari la gara a un certo punto non era più in grado di vincerla e ha pensato che il pareggio sarebbe stato il risultato migliore. Napoli è lì, attaccato alle prime e può sicuramente dire la sua fino alla fine, anche se Inter e Milan hanno sicuramente qualcosa in più perché sono più abituate del Napoli, dopo l'esperienza dell'anno scorso, a lottare per il titolo. Sfida dal fascino incredibile quella di giovedì, il Napoli affronta il Barcellona, occhio anche al mercato perché il Barcellona, al Barcellona piace Fabian. Sì, ma Fabian è chiaro che deve capire anche lui cosa vuol fare da grande, se vuole far grande il Napoli ed essere un punto di riferimento del Napoli ancora nel futuro, o se invece ritiene che qui non ci siano, non abbia più gli stimoli giusti per essere una colonna del Napoli del futuro. Questo credo lo capiremo presto in questi mesi. È chiaro che in Spagna lo riprenderebbero volentieri, è un giocatore molto forte anche per la nazionale spagnola e quindi capiremo presto quale sarà il futuro di Fabian, ma io credo che Napoli non si farà comunque trovare impreparato come ha fatto in questi anni. Se dovesse andare via qualcuno dei grandi protagonisti, la società sarà pronta per rimpiazzarli, per cercare di costruire comunque una squadra comunque forte per il futuro. Nel corso degli anni c'è una trattativa fatta dal Napoli non portata a termine che magari per te è stato un vero peccato? Poteva magari, ecco, dare una grossa mano agli azzurri? Ma non lo so, adesso sinceramente non lo so, credo che nell'ultimo periodo il Napoli abbia fatto quello che poteva, anche con investimenti economici meno importanti. Dopo l'acquisto di Osimhen non ci sono stati poi più, no? Degli investimenti, non c'è stato un budget per cercare di rinforzare la squadra adeguatamente, ma anche senza questo budget comunque Giuntoli e i suoi collaboratori hanno
Secondo me ha messo a segno dei colpi interessanti, vedi Anguissa, e il prossimo, che credo sarà Olivera del Getafe, è un giocatore interessante che può sicuramente colmare un po' quella lacuna a sinistra che è un po' storica nel Napoli, anche per le difficoltà, gli infortuni che ha avuto purtroppo Goulam negli ultimi anni. Quindi no, non credo ci sia stato un giocatore in particolare che avrebbe potuto cambiare le sorti del Napoli. Credo che sarà importante capire nella prossima estate se il presidente De Laurentiis darà di nuovo ai suoi collaboratori un budget importante per intervenire, perché va sostituito Insigne, ci saranno magari delle partenze e quindi servirà, secondo me, tornare sul mercato con forza e non soltanto con prestiti o giocatori svincolati come ha fatto il Napoli dall'estate scorsa ad oggi, perché ha preso Juan Jesus che era svincolato, Anguissa in prestito, Tuan Zebbia in prestito, quindi servirà secondo me tornare a investire per poter creare un Napoli forte in prospettiva. Hai accompagnato in pratica il Napoli dalla C verso la risalita. Che ricordi hai da telecronista di quelle gare? E cosa ti diceva Gianni, visto che comunque è stato allenatore del Napoli e legato ovviamente alla Piazza Azzurra? Ma ne parlavo in queste sere, qui a Napoli ricordo soprattutto due telecronache, una di Frosinone con il gol di Trotta, fu una gara decisiva per vincere il campionato e tante volte la rivedo o magari la postano e io la guardo sui social. Ricordo un Napoli-Foggia incredibile, un 3-2 finale con la squadra che stava perdendo al 92esimo e poi riuscì a completare una delle rimonte penso più pazzesche nella storia recente del Napoli. E papà mi diceva di essere equilibrato perché comunque c'erano anche le altre tifoserie che pagavano l'abbonamento per vedere la telecronaca, quindi non era chiaramente soltanto una telecronaca a senso unico, però dall'altro lato capivo che avrebbe voluto emozionarsi con la mia voce ai gol del Napoli, quindi non sempre sono riuscito, sinceramente, a mantenere un equilibrio nei decibel della mia voce quando segnava il Napoli o quando segnava un'altra squadra. E tante volte, dovendo chiaramente urlare anche i gol della squadra avversaria, mi sono preso invece poi le offese o le critiche dei tifosi del Napoli che avrebbero voluto sentirmi esultare solo ai gol del Napoli. Chiaramente non era possibile, però ho cercato di fare il mio lavoro con professionalità anche in quegli anni e in partite dove ricordo che l'arrivo del Napoli in certi paesi tipo Martina Franca, Manfredonia, Gela era considerato come la partita della storia, la partita della vita per queste piazze. Quindi ricordo molto l'attesa di questi paesi, di queste tifoserie nel vedere il Napoli arrivare a giocare lì a Massa. Mi ricordo a Massa una sconfitta del Napoli con un gol di Vagnati, che oggi è direttore sportivo del Torino, con una rovesciata. Quindi ricordo molto tutto il colore di quelle partite che vedevo nel Napoli da avversario, ma era un avversario comunque amico, non era un nemico per quelle città, perché vedevano il Napoli come appunto la squadra più importante che era mai passata per quei campi e per quegli stadi. Ecco Gianluca, mi perdonerai, ma non posso non chiederti qualcosa sui rinnovi, ecco, del Napoli. Ci sono tante situazioni in ballo, c'è il rinnovo di Meret, lo stesso Ospina in scadenza di contratto, il goleador della storia azzurra che è Dries Mertens, anche egli in scadenza, Fosi Ghoulam, tante situazioni, lo stesso vale anche per il riscatto di Anguissa e anche la probabile offerta per Osimhen. Ecco, com'è il quadro generale del mercato azzurro? Allora, credo sia ancora presto per fare delle valutazioni definitive. L'unica cosa, penso certa, sia l'addio di Ghoulam, che è stato già a gennaio molto vicino al Bologna. Se fosse arrivato Olivera del Getafe subito, Ghoulam sarebbe andato al Bologna. E quindi io penso che arrivando Olivera, se Napoli chiuderà e definirà gli ultimi dettagli, non penso che verrà rinnovato il contratto a Ghoulam. Ecco, mi auguro soltanto che Mertens possa restare e che possa finire la carriera qui, perché già quando ha rinnovato l'ultima volta si era parlato anche di un futuro, non
non solo in campo, ma nel Napoli con magari un altro ruolo. Ecco, mi dispiacerebbe se dopo la partenza di Insigne andasse via un'altra figura comunque che ha il Napoli nel cuore, l'ha dimostrato tante volte, anche quando ha rinnovato nell'ultima occasione era prontissimo ad andare, c'era l'Inter che lo voleva e lui ha deciso di rinnovare. Ecco, mi auguro che il Napoli non disperda quel patrimonio di emozioni che Mertens ha regalato alla città e soprattutto quello che può dare Mertens ai nuovi acquisti nel trasmettere il senso di appartenenza, nel trasmettere la sua esperienza. E poi è ancora un giocatore che può in campo, magari a mezzo servizio, non sempre dall'inizio, essere importante con le sue giocate, con i suoi gol. L'ultima, te lo chiedo, l'hai citato, Lorenzo Insigne, dal Toronto, ma prima del Toronto c'è stata qualche altra squadra seriamente interessata a lui? No, io non credo che Lorenzo avrebbe accettato, scelto di giocare in Italia con un'altra maglia. So che comunque c'è stato qualcosina da parte dell'Inter, se ne è parlato col Milan, ma nulla di veramente approfondito, perché credo che proprio Lorenzo stesso abbia stoppato un po' quelli che erano interessi di altre squadre italiane. Non si vedeva con un'altra maglia in Serie A che fosse quella del Napoli, quindi nella sua scelta di andare a Toronto, sicuramente con cifre in ballo economicamente parlando notevoli e che in Italia e in Europa non erano ipotizzabili, sì, ci ho visto la volontà di fare una scelta, ripeto, molto importante a livello economico, ma una scelta anche di vita e di cuore, quella di non giocare da avversario contro il Napoli. Del resto, anche prima di firmare col Toronto, poco prima di Natale, c'era stato un ulteriore tentativo con la società per dire facciamo un ulteriore sforzo, rinnoviamo il contratto. Il Napoli ha fatto comunque una sua scelta che va rispettata, che è quella di guardare avanti e di pensare al futuro senza Insigne. E credo che alla fine entrambi, cioè scopriremo nel tempo chi ci avrà perso di più, o se magari alla fine sarà stata una scelta che per tutti e due va rispettata e che porterà magari a dei benefici ad entrambi. Grazie, zio Luca. A voi.